Ciao Rattini! Ciao Rattini, bentornati! Eccoci qua in compagnia delle Wings Magic Style. Le abbiamo appena prese, sono sì. freschissime. E, queste qui costano 3,50€, sono uscite da poco, cioè, noi le abbiamo trovate oggi, però molte persone le hanno trovate anche ieri. E, quindi così subito in edicola. E, sono 12 da collezionare, vedi, colleziona tutti i 12 personaggi, quindi ci sono le classiche Wings e Onyx e anche le versioni trendy, così Magic Style, così lui le chiama. Da notare che nel magazine ufficiale di Wings sì. si può trovare a 5,90€ Bloom, una versione sì. di Bloom con appunto questa versione. E poi qui dice che anche possiamo partecipare al concorso, magari dopo lo facciamo. Tre formati vincitori riceveranno un abbonamento a Wings Magazine per un anno. Wow. Quindi dopo ci proviamo, sì. Dice che le Wings Fashion hanno un accessorio per i capelli, quindi mi sa che hanno tipo le mollettine da attaccare. Sono prodotte dalla Three Dimensional. Sì, che è la Rainbow. Sì. E praticamente queste sono le Onyx. Però la cosa bellissima di queste figure, che a noi piace molto, è che hanno i capelli. Eh sì, hanno i capelli, infatti pubblicizzano tutti morbidissimi, tutti da pettinare, quindi secondo me vanno successo appunto perché di solito le fanno sempre comunque plasticose, invece queste hanno i capelli, quindi hanno una bella coda, tranne te che hanno i capelli corti. E tranne la parte superiore che sì, è plastica, solamente il retro, un po' con i pony, diciamo. Vero. E noi in edicola abbiamo preso la prima bustina. Abbiamo sbirciato dal buchino magico ed era Aisha. E io siamo cattivi. E io e Aisha non andiamo d'accordo proprio. No, a me piaceva nella seconda serie. La seconda serie era carina, poi è cominciato a diventare troppo irascibile. Sì, quindi cioè vai via. Infatti Musa e Aisha non sono le mie fritte. Ne ho ripresa un'altra e sbirciando dal buchettino magico. Non dirlo adesso, sennò che comunque, lo scopriamo adesso, no? Sì. Non sono stata lì a tassarle tutte, perché sennò ovvio che avrei preso Bloom. Però questa che ho preso mi piace comunque. Vai, allora scartiamo subito. Andiamo a scartarla. Sono sempre luccicose le confezioni sì. che fa. Vai. Oh, sento già i capelli mobili. Aspetta, non c'è prima una checklist? No. Quel... Ah, sì, sì, c'è. C'è la checklist. Vediamo un po' come Wings Magic Style. E ci fa... è grossa, no? Sì, lui sa tutti i personaggi. Cioè, Musa Onyx, allora. Bloom Onyx. Le lei Onyx sono glitterate. Stella Onyx, Flora Onyx, Tecno Onyx. Aisha Onyx, quella che ho prima sbirciato. Ma è comodo perché vedi che c'è il puntino bianco. Così sì, per tacciare una X e capire cosa ci manca e cosa no. Poi c'è Bloom Fashion, Flora Fashion, Stella Fashion, Musa Fashion, Tecno Fashion e Aisha Fashion. E okay. Qui retro, c'è qualcosa. Capelli, vince uno di Wings Magazine. Partecipazione semplice. Partecipare è semplicissimo. Ritaglia 8 tagliandini da ogni fogliettino che trovi dentro ciascuna confezione. Ammazza. In poche parole, però, pagate questo annuale. Fai compilare e firmare da un genitore il regolamento che trovi su. Invia gli 8 tagliandini e il regolamento firmato a. E c'è il concorso. Quindi già che un anno di più. Eh sì, quindi non so che. Vabbè. Divete di creare magiche conciature per le Wings Magic Style. E poi i capelli della guidatrice, per un tocco romantico. Usa tanti accessori, per un stile di ragazzino. La quella di cavallo è perfetta perché è sempre in movimento. Sembra uno spot pubblicitario. Lascia i capelli sciolti per un look naturale. Lo okay. Signore è molto raffinato. Tieni, andiamo avanti. Tirante. ok, quindi questa è la mega cosa. Tira fuori? Sì, sto dicendo. Ed è. Tecna. Ok, no, il piedistallo, niente. Sì, sì, c'è il piedistallo, okay. Sentiamo fuori tutto. Ah, il piedistallo. Facciamo la furbetta che c'ha. Sì. Cioè, ma insomma, ma i capelli sono davvero morbidissimi, perché sono anche un elastico, vedo. Sì. Non so perché. Ha il piedistallo e ha un accessorio per i capelli, un diamante. Adesso glielo andiamo a mettere. Ok. Qui al mostriamola bene in faccia. Facciamo un bel fermo. Eccolo. Dispettita. Sì, dispettita. Ha questi bei tacchi rosa, violacei, rosa, insomma. Villa. E avrei potuto tastare la versione anche Onyx. Non so se c'è più tempo. Però il fatto è che a me le Onyx non mi piacciono. No, non mi piacciono perché hanno i pantaloni, hanno la maglia lunga. Cioè, sono tutte coperte. A me piacciono più le trasformazioni quando magari tipo si vedono le gambe, si vedono le braccia, si vede il décolleté. Tanix ci piace di più. No, vedi, le Tanix sono coperte, però sono talmente sbilluccicose che sono più belle. Quindi andiamo a metterla. Questo si piega e possiamo metterlo sui capelli. Oh, no. No, vediamo. Sì, forse era meglio mettere prima l'accessorio. Bello.
Ok, mettiamo il gioiellino su una ciocchettina piccola e ci sta. Se mi vedete la ciocchettina di nome, non ci sta. Vedete? Ed è pronta per andare a fare shopping ad Alfea. Con le amiche? Sì, è da sola, se fuori per loro. Dove sono? Ma perché? E ok, l'unboxing, lo spacchettamento delle Wings Magic Wings Style è finito. Fateci sapere voi se le comprerete, se sì, le comprate, se usate provato il trucchettino magico del buchino. E fateci sapere appunto chi avete trovato, qual è la vostra Wings preferita. E seguiteci sui nostri social, Twitter, Facebook e Instagram. E lasciate un commento e un bel like. Iscrivetevi al canale. È ovvio, ma dovete essere già iscritti, cioè appena entrate in questo video. A presto, ciao ciao, ciao.